Questi sono circa, sono circa 13.000 euro. Ma bisogna contare anche il consolo, vacanza, sogghigna e sorride quando un consigliere sta parlando, consolo, se non è 18 mesi. Se dà fastidio forse si può anche accomodare. Ogni 18 mesi poi hanno 4 giorni di vacanze extra per il viaggio, quindi tutti questi benefici. Per calcolare il costo di un trasferito è necessario calcolarli in base ai normali 5 anni. Mensili 14.000 per 12 mesi l'anno, 168.000 euro. Per 5 anni sono 840.000 euro. Una tantum è 62.500, totale approssimativamente sempre di un trasferito da Roma è 902.500 euro. Un impiegato a contratto locale riceve uno stipendio mensile medio di circa 5.000 euro, per 12 mesi 60, per 5 anni sono 300.000 euro. Ho quasi finito. Considerata la particolare importanza degli uffici delle Nazioni Unite, del Consolato Generale di New York e dell'Ambasciata a Washington, che complessivamente occupano 102 romani, di codesti uffici suggeriamo una riduzione del 50% e l'assunzione di circa 50 locali. Dagli Stati Uniti sono 95 negli Stati Uniti i romani da rimpatriare, per cui in un quinquennio si avrebbe una riduzione di 85 milioni di dollari. Per lo stesso periodo i 95 contrattisti costerebbero 28 milioni e 500 mila dollari. Risparmio reale sui capitoli dell'amministrazione sono circa 57 milioni e qualche cosa. Questi sono risparmi nel budget del Ministero degli Affari Esteri. Vi sono altre voci da considerare. Eccetto gli uffici delle Nazioni Unite, del Consolato Generale di New York e dell'Ambasciata, per ragioni di prestigio naturalmente, si suggerisce il trasferimento di tutti gli uffici consolari in zone periferiche delle città, il che faciliterebbe l'accesso del pubblico, specialmente degli anziani. Si risolverebbe praticamente finanziariamente il problema del parcheggio delle macchine e ridurrebbe il costo dell'affitto di almeno il 70%, una somma enorme. Basta vedere l'ufficio di Chicago, l'ufficio di Philadelphia, 27.000 dollari al mese. Una zona veramente esclusiva. E perché questa in una zona come Delta? Perché non fuori? E questo è il punto fondamentale. Dove c'è il parcheggio, dove si va comodamente senza nessun sacrificio di trasporto. Quindi questa è una cosa da considerare: se tutti questi consolati, 8 o 9 consolati, eccetto quelli che ho nominato, si trasferiscono in zone periferiche, sono milioni di dollari che si risparmiano. Si può anche comprare, ma a prescindere da questo, ridurre lo spazio di molti uffici sono troppo grandi. A Philadelphia l'ufficio è molto grande, sono 3 o 4 stanze che non vengono usate per niente, insomma, anche quelli, ridurre il numero delle stanze. Abbiamo tutti i mobili che vengono dall'Italia, invece di usare quel mobilio bello, si possono usare pure quelli di Ikea, così si risparmia bene. L'affitto è molto importante, basta che ti sposti di un chilometro paghi la metà dell'affitto. Ci sono 2 iscritti a parlare che apriranno la mattinata di domani mattina prima delle conclusioni su questo punto.